Buonasera, ben ritrovati a Confronti, il programma realizzato in collaborazione con l'ufficio stampa del Consiglio Provinciale di Trento. Vi presento gli ospiti di questa sera, che come detto già nella scorsa puntata sono in videocollegamento, sperando insomma di tornare al più presto in presenza e di averli qui in studio con me. Allora do il benvenuto a Denis Paoli, consigliere provinciale della Lega per quanto riguarda la maggioranza. Buonasera. Grazie Marica, buonasera, un saluto a tutti. E buonasera anche ad Alessio Manica, consigliere provinciale del Partito Democratico del Trentino per quanto riguarda la minoranza. Buonasera Manica. Buonasera a tutti. Allora, il Consiglio provinciale è tornato a riunirsi questa settimana, è stato approvato il disegno di legge che semplifica le autorizzazioni per gli impianti di teleradiodiffusione, pur con delle garanzie evidentemente per quanto riguarda l'ambiente. È stato approvato anche il disegno di legge unificato di Sara Ferrari e Filippo De Gasperi sulla governance della scuola, ampliando in sostanza la collegialità e poi per quanto riguarda la scelta del soprintendente scolastico, introducendo una selezione pubblica. La conferenza dei capigruppo, sempre questa settimana, ha poi deciso che non ci sarà una seduta straordinaria sull'organizzazione del concerto di Vasco Rossi che si terrà a maggio a Trento, ma che il presidente Fugatti terrà un'informativa nella seduta ordinaria del Consiglio prevista per il prossimo 8 febbraio. Allora io con i miei due ospiti vorrei partire proprio da qui perché, lo ricorderete, i consiglieri del Partito Democratico nelle scorse settimane, carte alla mano, hanno sollevato dubbi sull'organizzazione, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. Allora, Manica, ci vuole ricordare, insomma, i punti che avete sollevato? Sul tema di Vasco stiamo lavorando da 6 mesi, da quando ad agosto il Presidente l'ha annunciato in concomitanza con l'assestamento nel quale istituiva casualmente il Premio di Trentino dell'anno, che è una delle condizioni contrattuali, in maniera mai vista, credo, in tutto il mondo, per le quali Vasco verrà qua. C'è la consegna di quell'onorificenza. Abbiamo cercato di evidenziare tutta una serie di aspetti trampalati, mi viene da dire, in questo accordo, che non vuol dire che siamo contro l'evento, anzi, crediamo che il Trentino possa e debba ambire anche a eventi di un certo livello. Poi si può ragionare sul taglio, se questo sia l'evento giusto o meno. Il tema è come lo stiamo organizzando e quello che abbiamo sottofirmato. L'ultimo aspetto è quello che perlomeno sulla sicurezza qualche aspetto è ancora da definire, tant'è che quello che abbiamo portato alla luce è che il primo parere della polizia amministrativa sulla fattibilità in quell'area è stato negativo e oltre al parere negativo sono emerse in maniera chiara le pressioni della giunta su chi è preposto alla sicurezza e che quel parere l'aveva emesso. Ora noi sappiamo che su questo avvenimento si gioca una specie di partita personale del Presidente, io l'ho sempre detto, erano 2 anni che si cercava di portare Vasco e questo è il grande sogno del Presidente, probabilmente anche un ottimo ritorno elettorale, ma su certi aspetti non si scherza, in primis appunto su quello della sicurezza. Paoli, dice Manica, in sostanza, insomma, sembra un po' affidata al caso, alla fretta, che non stia seguendo questa organizzazione un iter preciso e soprattutto che possa vedere la provincia protagonista e magari non succube dello staff o comunque dell'evento stesso. Ma guardi, io da quando si è iniziato a parlare di questo grande evento relativo alla grande occasione di avere una delle più grandi rockstar italiane, sicuramente, ma anche internazionali in Trentino, che credo sia proprio un'occasione, vedo e credo ci sia molta, molta invidia da parte del centro-sinistra e da parte di chi tempo fa, insomma, ricopriva gli incarichi di assessore, erano in giunta, quindi governavano il Trentino, e in questi 27 ettari dove ci sarà questo incredibile evento, sono stati proposti dalle precedenti amministrazioni vari progetti che non sono mai andati in porto.
e quindi un'area verde per chi è imprenditore, per chi è agricoltore di 27 ettari, sa benissimo che un'area verde incolta e inusufruita, fortunatamente è stata utile anche sotto la pandemia, però inusufruita fino a quel punto, credo che ci sia molta invidia da parte degli esponenti di centro-sinistra, proprio perché adesso si realizza questo concerto di Vasco Rossi e si mettono le basi per dare nuova vita a questo campo, perché fondamentalmente è un prato verde per una successiva progettazione, obiettivi come potrebbero essere un'area verde, un'area per lo spazio libero, per il tempo libero, l'area per insomma anche eventi di questo genere futuri che possono portare un indotto economico, turistico sicuramente rilevante. E importante sia dal punto di vista, appunto, come ho detto, economico e quindi di tutta la filiera, quelle che sono gli alberghi, gli esercizi commerciali, eccetera, eccetera. Quindi io credo, vedo tanta invidia e tanto ostruzionismo, insomma, che può essere aggirato in maniera tranquilla dal presidente Fugatti in questa organizzazione dell'evento che sarà a maggio. Che si svolgerà e poi insomma Fugatti avrà modo ancora per tornare a parlarne appunto in aula il prossimo 8 di febbraio. Manica, è invidia, è preoccupazione, è non credere a grandi eventi se poi insomma le spese sono maggiori del ritorno? L'ho già detto, non è la questione dei grandi eventi, è la questione di quello che si è firmato per avere Vasco. Io ho fatto un confronto puntuale con Modena, ne porterò uno puntuale con Lignano Sabbiadoro ed emergeranno ancora di più quanto le concessioni contrattualizzate dalla provincia siano a dir poco esorbitanti e per alcuni aspetti vergognose. Perché promettere un'onorificenza e metterla in contratto per me è un insulto alle istituzioni. Usare la protezione civile per sistemare l'area è una forzatura, non è quella la missione della protezione civile. Che poi la taglia che può ospitare il Trentino sia 100.000 persone, ne discuteremo a valle di questo concerto che mi auguro vada bene. Non ultimo, ma chi l'ha detto che 27 ettari su cui la città per anni ha fatto diverse progettualità devono diventare un'enorme spianata verde? Tra l'altro, lo ricordo, espiantando colture. Andremo ad espiantare vigne e alberi da frutto per un concerto e non avremo un allestimento definitivo perché, come forse non sa Paoli, l'area oggi ha un'altra destinazione urbanistica, quindi dovremo fare una sistemazione provvisoria e poi si vedrà perché la destinazione urbanistica è in capo a quel comune di Trento che la provincia ha completamente bypassato. Quindi io confermo il mio giudizio di forzatura su tutto l'episodio. C'è anche un problema istituzionale, lo ricordava anche prima, adesso Manica Paoli, nel senso proprio del fatto che la provincia dovrebbe comunque comunicare e coinvolgere di più gli altri enti coinvolti, a partire dal Comune di Trento. Sappiamo che c'è stato l'incontro recente fra Fugatti e Ianeselli, il sindaco del capoluogo, ma sappiamo anche che lo stesso Ianeselli, insomma, una volta che il PD ha reso noto gli atti forniti dalla provincia, insomma, sobbalzato sulla sedia di fronte a quanto è emerso. È una domanda per me, Sì, scusami. cioè è un problema anche proprio che la provincia si deve porre, quello di comunque comunicare meglio anche poi con gli altri enti che sono coinvolti, a partire dal Comune di Trento. Ma allora, io credo che appunto, come hai appena menzionato, il presidente Fugatti ha avuto appunto un incontro con Ianiselli, credo ne abbia avuto anche più di uno, chiaro, uno pubblico, che ha affrontato in primis la questione della sicurezza, perché chiaramente la sicurezza prima di tutto, in questo caso credo che la parte, quindi il Comune di Trento, chiaro che svolga un ruolo importante perché, e quindi provincia e comune dovranno
ovviamente parlarci sempre di più e già lo hanno iniziato a fare proprio per avere al massimo sia la situazione sotto controllo sia dal punto di vista della sicurezza, ma quindi anche tutto quello che poi saranno le questioni da gestire per tutto l'indotto che porterà in quel mese prima del concerto questo evento, insomma, quindi sappiamo benissimo che le persone che verranno a vedere il concerto non è che vengono magari solo il giorno del concerto, ma potranno venire anche a soggiornare in Trentino, quindi a Trento qualche giorno prima. Sappiamo che sicuramente porterà anche altre band a venire nel capoluogo e quindi sicuramente la questione andrà gestita nel miglior modo possibile, come si sta facendo, insomma, tra comune e provincia. Ovviamente l'organizzazione, insomma, si muoverà una macchina davvero importante. Torneremo a parlarne quando se ne tornerà anche a parlare in consiglio il prossimo 8 febbraio. Adesso cambiamo argomento. Venerdì scorso c'è stata la videoconferenza di informazione organizzata dal Consiglio Provinciale sul quadruplicamento della ferrovia del Brennero con un focus sul bypass di Trento. Gianluca Taraborelli ci riassume quanto emerso e poi ne parliamo insieme. Le relazioni hanno in larga parte riguardato il lotto della circonvallazione ferroviaria di Trento, opera da 960 milioni, che ha subito un'accelerazione in virtù dell'inserimento all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di una galleria ferroviaria lunga 16 chilometri che correrà sotto la collina est di Trento, dalla località Acquaviva alla zona a nord del capoluogo. Proprio in quest'area si prevede l'abbattimento di 11 immobili residenziali e commerciali che dovranno essere espropriati. Gli scavi e l'accelerazione impressa al progetto hanno sollevato numerosi interrogativi sia da parte della politica che tra i cittadini. I consiglieri hanno ascoltato le relazioni tecniche, a cominciare dall'ingegner Romeo di RFI, che ha chiarito che a regime, una volta completato il potenziamento, il passaggio giornaliero dei treni sarà il doppio rispetto ai 180 attuali. Numerose le domande riguardanti l'impatto idrogeologico dell'opera e le criticità sulle aree altamente inquinate come l'ex SLOI e l'ex Carbochimica che verranno lambite dal cantiere. Mauro Zambotto, dirigente del servizio geologico della provincia, ha spiegato che è stato rilevato un rischio medio e mai elevato per una decina di sorgenti. La galleria è inoltre isolata da rocce molto poco permeabili. L'assessore alla mobilità e transizione ecologica del comune di Trento, Ezio Facchin, è poi intervenuto sul tema dei collegamenti, spiegando che l'interruzione della Trento-Malé durerà circa un anno nel periodo di costruzione della linea merci sotterranea. I consiglieri Ferrari, Zanella, Marini e De Godens hanno poi posto l'accento sull'impatto che l'opera avrà su tutto il territorio provinciale, chiedendo chiarezza in merito alla progettazione di alcuni pezzi delle tratte previste e sulle modalità di realizzazione. Il presidente Fugatti ha risposto che l'opera interessa inevitabilmente l'intero territorio provinciale. A conferma di questo aspetto, Fugatti ha fatto presente che la richiesta della provincia di valutare un'ipotesi di interramento anche per Rovereto ha ricevuto una risposta positiva e che lo studio di fattibilità per la città della Quercia è stato finanziato da RFI. È toccato poi ai comitati di cittadini. L'ingegner Paolo Zadra, portavoce della rete dei cittadini, ha illustrato l'alternativa progettuale in Destra Adige proposta da RFI nel 2003. Una soluzione, come ha confermato l'ingegner Mario Pergem Gelmi, che presenta problematiche minime e comunque di gran lunga inferiori a quelle legate al tracciato in collina, sotto il profilo idrogeologico. L'architetta Cristina Mazzocchi di RFI ha completato la relazione analizzando le perplessità relative al tracciato in Destra Adige e le valutazioni sullo studio. Tutti gli elementi posti come criticità del progetto in Sinistra Adige sono stati valutati, ha detto Mazzocchi, ma ciò che è emerso è che non esistono criticità di rilievo.
Ecco, c'è da dire che il 19 gennaio sono poi scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni per quanto riguarda il dibattito pubblico previsto dalla legge. Adesso il coordinatore dello stesso dibattito pubblico, Andrea Pillon, ha 2 settimane di tempo per stendere la relazione conclusiva che entrerà all'interno della conferenza dei servizi e quindi poi si andrà verso la decisione finale per questo progetto. Paoli, un progetto molto importante, una delle scommesse più importanti per quanto riguarda la viabilità. Chiaramente poi soprattutto i cittadini delle zone interessate hanno anche bisogno di certezze. Lo stesso consiglio provinciale se n'era occupato l'11 novembre scorso. Lei cosa pensa di quest'opera? Sì, diciamo come l'argomento precedente, quindi legato al concerto di Vasco Rossi, credo che anche qui ci sia la grande importanza di aver coinvolto, di aver coinvolto tutti gli attori, quindi da RFI alla provincia di Trento, al comune di Trento e chiaramente con i tavoli. Sia per quanto riguarda la popolazione, quindi tutte le associazioni e i cittadini coinvolti, per trovare la soluzione migliore che sia per quanto riguarda in questo caso il capoluogo, perché comunque da lì, come abbiamo sentito, si diramerà poi anche tutta la rete sul territorio trentino. Però di conseguenza, come era stato insomma, poi approvato con una risoluzione, anche tutelare tutte le altre zone dove potrebbe passare questa linea ferroviaria dell'alta velocità, quindi istituendo insomma, dei confronti con i sindaci, le comunità, i territori e informando la cittadinanza sul progetto che sta andando avanti. Anche qui si sta parlando di un progetto che ha più di 20 anni, chiaro che ha avuto un'accelerata perché il presidente Fugatti ha trovato insomma, tramite i fondi PNRR la liquidità, quindi questo circa 1 miliardo di euro per la realizzazione, quindi adesso c'è un'accelerata proprio perché i fondi del PNRR devono avere una progettazione, una realizzazione nel breve medio periodo. Quindi ecco perché si è iniziati a avere un confronto. Credo che chiaramente in primis vadano tutelati i territori trentini, insomma, da un eventuale passaggio che non deve essere impattante per il territorio, per l'agricoltura e per le comunità. Manica, è chiaro poi che il focus in questo momento lo si fa sulla circonvallazione di Trento, perché è quella, come ci ha ricordato Paoli, che ha ricevuto già i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Anche durante questa videoconferenza di informazione, comunque, è stato posto anche tutta la questione di un ragionamento anche più complessivo sull'attraversamento del Trentino, perché lo ricordiamo, quest'opera rientra in quello che è il progetto del collegamento scandinavo-mediterraneo sull'asse, insomma, Monaco-Verona e attraverso il tunnel di base del Brennero. Sì, mi permetta un appunto, mi fa un po' sorridere questa narrazione che il Presidente avrebbe trovato quasi inciampandosi andando a Roma 930 milioni. Lo dico perché se oggi siamo nelle condizioni di vedere all'orizzonte il cantiere di Trento è perché già dal 2017 c'è un protocollo firmato Provincia Comune RFI per la progettazione di quest'opera e anche per le opere connesse con la città. Voi sapete che si parla di progetto integrato. Quindi per fortuna che c'era questo protocollo di allora e l'arrivo dei fondi PNR ha trovato qualcosa di concreto da finanziare. Ora il tema però è quello che dice lei. Mentre su Trento siamo su un dibattito molto pratico, cioè la gente vede all'orizzonte le ruspe e si è dovuto affrontare tutta una serie di temi anche di miglioramento della proposta progettuale, e purtroppo qua si paga, non è colpa,
della giunta assolutamente, ma è colpa della legge che governa il PNR, si paga purtroppo una compressione dei tempi per la partecipazione, che questo vuol dire anche una compressione dei tempi per spiegare ai cittadini cosa sta succedendo. Questo è oggettivamente un problema. Però secondo me il problema più grosso è che ci troviamo ora in un grosso contropiede rispetto al resto delle tratte trentine. E qua mi si permetta di far osservare che c'è un grosso problema di coinvolgimento. Non basta un incontro la settimana scorsa con gli amministratori della rotta italiana. La legge trentina prevede un osservatorio sulla tratta del Brennero che da un anno e mezzo non viene convocato. Da quando sappiamo che sta per essere finanziata Trento, non è più stato convocato ed è quello il luogo per legge dove bisogna dare una risposta da Trento giù e da Trento in su. Ora, nei miglioramenti di Trento si è prevista questa possibilità di bivio che prevederà, se troveremo i soldi, la galleria lunga verso Sorni di Ravis. Ma dall'incontro dell'altro giorno mi preme sottolineare che abbiamo capito chiaro e tondo che tutto ciò che è fuori di Trento ha un orizzonte progettuale non realizzativo oltre il 2030. Quindi ciò vuol dire che noi dobbiamo accelerare questi tempi, altrimenti il resto del Trentino fuori da Trento rischia di veder passare quel raddoppio dei treni senza che si sia intervenuti nell'ammodernare la linea. E questo è un tema che riguarda Rovereto, dove c'è la disponibilità a uno studio preliminare, anzi di fattibilità, ma le risorse non le avremo prima della data che ho detto prima, ma riguarda molti altri piccoli comuni. Quindi ora il campo di lavoro urgente della Giunta è ciò che sta fuori Trento, per evitare che rimanga scoperto per decenni. Chiaro. Insomma, non c'è da parte del Partito Democratico in questo momento, diciamo, un'opposizione all'opera. Chiaro è che invece va tenuta alta l'attenzione su tutto quello che è il discorso complessivo e anche poi la comunicazione con i cittadini. Penso di poter dire che invece non la vedete allo stesso modo, proprio anche fra favorevoli e contrari ad un'opera, parlando di Valdastico, uno dei temi che arriveranno in consiglio quest'anno e di cui appunto si occupano anche le commissioni, è la variante al piano urbanistico provinciale con il focus sui collegamenti fra Veneto e Trentino. Inevitabile parlare ancora una volta di Valdastico, la giunta la auspica con l'uscita a Rovereto Sud. Purtroppo non abbiamo molto tempo, un minuto a testa, ma partendo da Manica vorrei una vostra considerazione. Non ripeterò l'inutilità della Valdastico e la sua incompatibilità col progetto, per esempio, di cui abbiamo parlato prima. Più strade vuol dire disincentivare la ferrovia. Commento soltanto che questa forzatura della modifica del piano urbanistico per prevedere l'uscita di Rovereto Sud sta incontrando l'opposizione ferma, netta, documentata e motivata dei territori. L'auspicio mio è che a partire dal passaggio che avremo in consiglio tra 2 o 3 settimane la giunta capisca che quest'opera il territorio non la vuole e nel rispetto di quello che ha sempre detto, cioè di essere una giunta che ascolta più di noi, per capirci, dice almeno la giunta ai territori, questi territori li rispetti, perché la Valdastico non è un'opera a beneficio dei trentini. La leggenda dei guadagni che si potrebbero fare per il cantiere è una grandissima bugia. Paoli, è un'opera che i Trentini non vogliono e cosa intende fare la maggioranza, evidentemente poi la giunta? Sì, mi fa sorridere perché Manica ha una posizione completamente contraria alla Valdastico, ma esponenti del suo partito, anche a livello nazionale, vedi il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Del Rio, ha parlato di quest'opera come un'opera che deve essere fatta perché è importante, per i territori, per i collegamenti tra Veneto e Trentino, che è Ex quello che ministro. pensiamo anche noi, perché è un punto nel nostro programma elettorale da quando abbiamo vinto le elezioni nel 2018. Ecco perché il presidente Maurizio Fugatti vuole adesso approvare la variante al PU per l'uscita della Valdastico in Trentino, non tanto perché vuole fare una forzatura, è proprio perché lo abbiamo nel programma elettorale e andiamo avanti col nostro programma elettorale che i trentini hanno votato dandoci la loro fiducia nell'elezione del 2018. Ricordiamo che
La Valdastica, un'opera di 2 miliardi di euro, per il Trentino a spese zero, perché sono tutte spese che vengono assorbite e non, cioè le casse del Trentino non spendiamo una lira, e miglioreranno le criticità del traffico veicolare sulla Valsugana e porteranno un indotto economico per il Trentino. Insomma, penso che qua ci sia poco margine per vedervi d'accordo. Anche di questo chiaramente poi torneremo a parlare quando se ne tornerà a parlare anche in aula. Non abbiamo più tempo, allora ringrazio Denis Paoli, consigliere provinciale della Lega. Grazie Paoli per essere stato virtualmente con noi e grazie Grazie. anche ad Alessio Manica, consigliere provinciale del Partito Democratico. Grazie Manica. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito, noi ci rivediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Confronti, arrivederci.